Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi facciamo una recensione di un telefono molto molto interessante che mi è piaciuto, ve lo dico subito, un medio di gamma della casa TCL, per chi non lo conoscesse male, perché esiste da anni e anni, da quando ho cominciato a fare recensioni, quindi sono almeno una decina d'anni pieni. Qua sono alcune delle caratteristiche principali, quindi abbiamo HDR10 supportato, 4 fotocamere, batteria 4500 mAh, 6.47 pollici AMOLED, il display Full HD Plus e bordi stondati. Quindi questo bordi stondati per alcuni potrebbe essere un problema. Anch'io preferisco gli schermi piatti, però tralasciamo questo dettaglio perché comunque, a parte questa piccola cosa che in realtà esteticamente non fa che migliorarne il design, anche se poi a livello pratico servono a poco, è molto molto niente, molto molto piacevole questo telefono. A parte questo, quindi voglio dirvi che nella confezione troviamo una cover in TPU trasparente, niente di che, ma comunque già bene che ci sia. E poi già bene che ci sia anche questo, ovvero l'alimentatore e il cavetto per la ricarica, un cavetto USB tipo C per la ricarica rapida. Adesso andiamo a prendere il telefono blu, molto molto bello il retro, è in policarbonato diciamo, però posso dirvi che non trattiene tante ditate, un minimo sì, perché ha un colore un po' opaco, al tatto leggermente satinato, come so come dire. Però veramente bellissimo il colore, bellissimo il retro con queste quattro fotocamere in fila con due flash LED. Tra l'altro fotocamere che non sporgono, come vedete, veramente sporgeranno di meno di mezzo millimetro. Poi sul lato sinistro abbiamo un tasto che in realtà richiama la funzione di Google, o comunque ho detto che con gli aggiornamenti si potrà modificare. Qua sul lato destro abbiamo l'accensione, spegnimento, blocco sblocco e il bilanciere del volume. In alto jack per le cuffie, secondo microfono, in basso ingresso per le SIM e ingresso tipo C, altoparlante di sistema e primo microfono ovviamente. Telefono veramente molto molto leggero rispetto alla media di oggi, perché parliamo di 170 grammi che per un 6.47 pollici è tanta roba, quindi già per questo è un telefono che mi è piaciuto molto, perché devo dire che come filosofia è simile, è vicino al, come filosofia proprio di materiali, qualità costruttiva, estetica, schermo, è molto vicino all'Oppo A91 che come sapete io ho adorato, trovate la recensione qua in alto. Questo è anche leggermente più potente, se, o comunque sì, siamo lì, ma forse addirittura un po' meglio, ha 2 giga di RAM in meno perché qua abbiamo 6 giga di RAM e l'Oppo ha 8 giga di RAM, però a parte questo è leggermente migliore, come diciamo un processore Qualcomm, quell'altro un MediaTek, quindi questo non è affatto male come cosa. Diciamo che l'impronta digitale che è sotto lo schermo non è un fulmine di guerra, in questo caso è andata abbastanza velocemente. Boh, adesso stavo toccando con le dita lo schermo, quindi l'ho rallentato io, però sicuramente diciamo che in generale l'impronta digitale sotto lo schermo non mi fanno impazzire, e questo secondo me si può lavorare dal punto di vista magari ottimizzazione, perché comunque funziona bene a volte no, quindi dipende anche magari dalle condizioni di luce. Detto questo, dicevo che questa marca esiste da molto tempo, l'avevo già recensito qualche modello anni fa. Questi telefoni sono molto interessanti perché hanno, dico questi perché c'è anche un TCL 10 di fascia più bassa, un TCL 10 Pro di fascia più alta con anche il 5G e tutto il resto. Questo qua è una fascia media perché lo trovate sui 220 euro, mentre trovate dipende dalla versione di memoria. Questa qua è 6 giga di RAM e 64 giga di memoria. Memorie UFS, quindi veloci, top. Consiglio in ogni caso la versione da 128 giga o da 256 giga. Su Amazon metterò il link qua sotto, trovate la versione da 6 giga più 256. Quindi tantissima memoria, però l'ho trovata a 260 euro, quindi comunque un buon prezzo per quella memoria. Questa
Questa qua dovrebbe essere intorno ai 210 e la versione da 128 intorno ai 2,30, 2,40, se la trovate. Io consiglio comunque di spendere magari, tanto i prezzi scenderanno, è appena uscito, quando scenderà a 250, 240, il 256 giga, secondo me, vi dico subito, vale la pena. Il display, non sto tanto per dar tempo in chiacchiere, è bellissimo, è un pannello, come dicevo, AMOLED, Full HD Plus, supporto HDR, non abbiamo 120 Hz, cose del genere, chi se ne frega. Con un pannello del genere veramente sarà merito anche dello sfondo molto molto piacevole, però i colori sono un po' saturi, va bene, ma fighissimi. E in generale anche i bianchi sono buoni e i neri posso dire che sono veramente neri. Adesso mi metto anche in modalità dark al volo, così vedete anche un attimino com'è l'interfaccia. Posso dirvi che l'interfaccia è personalizzata da TCL, abbiamo Android 10 a bordo e vi posso dire anche che gira per me bene. Non ho mai avuto in questa settimana di utilizzo grandi impuntamenti, grandi lag, tutto bene. Diciamo che a volte è stato leggermente magari gommoso nel muoversi, ma non lag o cose del genere. Abbiamo tantissime funzioni, possiamo mettere le gesture, poi abbiamo possibilità di usare un pannello laterale tipo quello dei Samsung con le funzioni veloci, possiamo modificare parecchie cose nelle impostazioni e abbiamo per dirvi 45 giga e 6 liberi al su 64 quando lo prendete. Prestazioni. Allora, abbiamo uno Snapdragon 665 con Adreno 610, quindi un processore di fascia media di Qualcomm, medio medio basso. Comunque anche qua ho utilizzato Real Racing senza nessun problema, i punteggi soprattutto sono in linea con quelli degli altri telefoni con questo processore. Vi apro in diretta. Adesso vi chiudo tutta la memoria RAM occupata e vi apro in diretta Facebook e per dire posso dire che nell'uso quotidiano veramente è piacevole da utilizzare, non ho avuto, ripeto, con Maps nessun problema, l'ho usato 2 volte bene per lunghi tratti, Netflix si vede benissimo, poi con l'HDR è top, e YouTube, vabbè, ho visto sul mio solito canale le mie cose, comunque si vede bene, e ripeto, HDR, colori bellissimi, angoli di visione fantastici. Non ho molto altro da dire, diciamo che posso già arrivare alle conclusioni perché il telefono nel complesso lo avete visto, lo ve l'ho raccontato e vi dico cosa mi è piaciuto veramente di questo telefono e perché comunque ve lo consiglio. Allora, peso, leggerezza, cioè peso e leggerezza stessa cosa, sono un po' stanco ragazzi, sono le 8 di mattina, sono un po' nel mio mondo ancora. Leggerezza, dimensioni, ok, non è tanto più piccolo degli altri ma è più piccolo, sembra più sottile anche se magari è in linea con altri telefoni, le fotocamere non sporgono. Bello il colore, voi direte, ma tu hai fatto recensioni di Stonex, quindi è chiaro che ti piace il blu. Cavolata, questo è un blu più bello, piacevolissimo al tatto, bella la linea di fotocamere che non sporgono, bellissimo il display con notch, non ho parlato della fotocamera, ve ne parlo subito. Fotocamere, eccole qua. Io toccando qui posso decidere di fare o zoom o la panoramica e vi posso dire che nel complesso le foto sono più che discrete. Adesso ve le farò vedere insomma impressione, diciamo che con tanta luce secondo me sono migliori dei telefoni, tanti telefoni in questa fascia, poi dipende in realtà, dipende, da alcune foto sono venute veramente bene, alcune sono venute magari la parte che dovevo messo a fuoco non è venuta super a fuoco. Però nel complesso non è male. C'è stato un aggiornamento software che ha migliorato, diceva nell'aggiornamento che sta migliorata la fotocamera e qualche miglioramento l'ho visto. Ripeto, dovete stare abbastanza fermi quando fate la foto, lo scatto è abbastanza veloce. Sicuramente c'è di meglio come fotocamera in questa fascia di prezzo,
però comunque non vi faranno schifo le foto. Siamo in una via di mezzo, un telefono da... Insomma, ci sono telefoni a €170 che fanno foto simili, quindi non è sicuramente il punto forte di questa fotocamera, che comunque ricordo che ha grandangolo zoom 2x, zoom 1x e anche macro, fa anche foto macro a 4 cm con una fotocamera dedicata a 2 GB, quella principale ne ha 48 megapixel. Siamo alle conclusioni, batteria 4500 mAh, devo dire che grazie al processore poco energivoro, displayiamo ed è quindi, se usate in modalità scura, non consuma tanto. Abbiamo anche l'always on display con le notifiche sulla schermata. Adesso vediamo se ve lo faccio vedere. Diciamo l'interfaccia sarebbe uguale a questa, solo tutta nera con questo disegnino qui con le notifiche qua in sotto. Insomma, è un telefono che per €200, così com'è, 464 giga, consiglio. Consiglio comunque di più la versione 256, che vi durerà di più nel tempo. Per €250 avete un sacco di memoria, prestazioni comunque buone. È il miglior telefono in questa fascia? No, è uno dei telefoni più equilibrati, più carini, più compatti, più leggeri con queste caratteristiche? Sì, quindi comunque è un telefono che mi è piaciuto, consiglio a tutti. Trovate il link in descrizione, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ah, guardate anche i video di macchine, mi raccomando. Questa forse la proverò anche a breve, questa qua dietro, ma a parte quello, fate un salto perché ci saranno novità e sempre più macchine anche lì sul canale, ma non abbandonerò ovviamente la tecnologia. Ciao!